Ciao, buongiorno a tutti quanti. Io sono Paola Urbinati e sono una naturopata e sono qua presso Arborvitae perché quando si parla di autoproduzione di cosmetici, di saponi per la casa e via dicendo, generalmente le ragazze appunto di Arborvitae chiedono a me di poter venire ad interpretare questa cosa bellissima che è appunto l'autoproduzione. Oggi mi è stato chiesto una cosa in particolare, dato che qui ad Arborvitae c'è sempre tanto tanto interesse per tutto quello che è la salute, aiutare le persone, quello che mi è stato chiesto è di formulare assieme a voi, di creare assieme a voi in maniera semplicissima e davvero poco poco costosa quello che in questi giorni viene usato tantissimo, che è proprio l'igienizzante per le mani. Lo creeremo molto semplice, uno spray faremo, e perché per crearlo in versione gel ci vuole un pochino, qualche ingrediente in più che in questo momento magari non abbiamo tutti quanti a disposizione. Facilissimo, come vi dicevo prima, troviamo tutti gli ingredienti o al supermercato oppure probabilmente li avete già in casa, guardate un po'. Abbiamo dell'acqua distillata, semplicissima, dell'acqua ossigenata, abbiamo dell'alcol, in questo caso quello che utilizzo io è alcol buon gusto, si chiama l'alcol, quello che si usa per fare i liquori, quello che si usa per fare i dolci, via dicendo, perché almeno non ha cattivo odore. L'alcol rosa può essere utilizzato, però veramente dopo lascia un odore non piacevole. E poi abbiamo un pochino di glicerina. Io ce l'ho perché la utilizzo per fare i cosmetici. Se per caso non l'avete in casa, non vi preoccupate, non succede nulla. È un ingrediente che aiuta a creare un prodotto leggermente meno aggressivo. Non vi preoccupate se non l'avete in casa, appunto. Quello che ci serve, semplicemente, la bilancia. E cominciamo a pesare tutti quanti gli ingredienti. Ok, partiamo con l'alcol, in questo caso, come vi dicevo, quello da cucina proprio, e ne occorrono 415 ml. Utilizzo la caraffa graduata, che così è assolutamente comodissima. Il totale del prodotto che andremo a fare oggi è di 500 ml. Ecco qua, 415 ml di alcol. Dopodiché occorrono l'acqua ossigenata, abbiamo detto, 22 ml di acqua ossigenata. Mi faccio aiutare in questo caso anche dalla bilancia. Ok, ecco qua, perfetto. E poi proseguiamo, abbiamo detto, con la glicerina, un pochino di glicerina. Ci sta veramente molto bene perché ha questo potere umettante e quindi aiuta la pelle ad asciugarsi un pochino meno. Utilizzo sempre la caraffa graduata e mi servono 8 ml. Ecco qua. E poi la glicerina, come io dico sempre, quando facciamo le altre preparazioni di cosmetici, se ce n'è un pochino di più non succede nulla, al massimo la pelle diventa un pochino più morbida. A questo punto, acqua distillata fino ad arrivare ai 500 ml totali. Non ne servirà tanta. Eccoci qua. Benissimo. Mescoliamo. Allora, questo prodotto, avete visto, è veramente molto molto ricco di alcol. L'alcol ha una particolarità meravigliosa, è stato sempre usato per disinfettare, perché è un batterio statico. Allora, non è un battericida, significa che non è che uccide proprio i batteri, però ferma la loro capacità di riprodursi, pertanto, siccome hanno una vita molto breve, poco dopo ecco, riescono a... non ci sono più. E se volete un prodotto ancora più potente, potete aggiungere degli oli essenziali, ad esempio l'olio essenziale di limone, quello è veramente un battericida. È molto interessante utilizzarlo per tantissime cose. Ricordiamoci sempre che stiamo andando però verso la stagione un po' più soleggiata. Gli oli essenziali di agrumi sono fotosensibili e quindi se sapete che lo utilizzate perché magari siete al lavoro, siete in casa, eccetera, mettete tranquillamente delle gocce di olio essenziale di limone. I 500 ml vanno bene 5, 6, massimo, massimo 10 gocce. Se invece sapete che uscite e utilizzerete lo spray a volte anche magari all'aperto, al sole, eccetera, allora consiglio di mettere dell'olio
essenziale di lavanda, che comunque sia è un antibiotico naturale, dell'olio essenziale anche di tea tree, ad esempio, che molti di voi assolutamente sono sicura che ce l'hanno già a casa. A questo punto il nostro spray è pronto, ve l'ho detto che era semplicissimo, ci vuole il sole, se abbiamo tirato un po' per le lunghe perché io chiacchiero, ma altrimenti voi a casa lo preparate veramente in maniera molto veloce. È logico che spruzzandolo disinfetta, avremo comunque quella sensazione di pelle che si asciuga, perché comunque c'è sempre dell'alcol. Ecco qua, e in questo modo il nostro igienizzante per le mani è pronto, è efficacissimo, è fatto in casa, sapete che cosa ci avete messo dentro, sapete che avete la possibilità di replicarlo tutte le volte che volete, quindi se avete voglia di prepararlo anche in piccoli contenitori di questo tipo da portarvi con voi nella borsa, nello zainetto, lo potete fare anche per le vostre amiche, lo potete fare per i vostri parenti, per le persone care. In questo momento è un pensierino veramente che è molto carino, sarà veramente molto apprezzato. Vi ringrazio, vi auguro una buonissima giornata e come sempre mi raccomando, autoproduzione, perché aiuta per tantissime cose. A presto, ciao ciao!